Vasto incendio nelle prime ore del pomeriggio alla collina del Redentore, nella parte sottostante il santuario. Sembrerebbe che il rogo sia stato provocato a valle della via Borremans e che con il forte vento si sia riversato lungo gran parte del terreno che circonda Monte San Giuliano. Ad intervenire sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, tre Canadair, due elicotteri, il corpo forestale, i carabinieri e la polizia. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme che neppure in un primo momento con l'intervento dei Canadair sembravano spegnersi. Nessun danno grave alle case o alle antenne vicine, mentre gran parte del terreno è quasi del tutto bruciato. Dopo qualche ora dall'incendio, la polizia, a causa del vento, ha fatto allontanare in via precauzionale dai loro appartamenti di via Firrio circa 10 persone perché le fiamme erano non poco distanti dalle loro case. Numerosi danni alle campagne e agli alberi. C'è stato un vasto incendio, io adesso sono qui per verificare che tutto è sotto controllo. Grazie al pronto intervento da parte delle forze proposte dal servizio antincendio della Forestale, Vigili del Fuoco, è stato possibile limitare i danni. Adesso i Canadair stanno completando il lavoro per garantire la messa in sicurezza e evitare che altri focolai possano partire nella nottata. Purtroppo, come sta succedendo in Sicilia in queste ultime settimane, queste situazioni legate agli incendi vanno assolutamente verificate e controllate. Questa è un'attività che verificheremo successivamente con chi è proposto in questo senso, ma io lancio sempre un appello ai miei concittadini di evitare qualunque occasione perché possano nascere degli incendi che, appunto, come si è visto anche in questo caso, possono avere risvolti drammatici. Anche oggi per fortuna è andata bene, ma non possiamo sempre contare sulla buona sorte.